È un po' difficile incominciare una trasmissione con quello che, come dice lui, è il viso più famoso del mondo. Blitz è riuscito a portare in trasmissione forse il più grande campione di pugilato degli ultimi 40-50 anni. È difficile dire poi chi è stato il più bravo in uno sport di epoche diverse. Certamente un uomo che ha segnato il suo tempo, la sua società, diciamo anche la nazione dove ha vissuto, la sua gente. E malgrado questo, malgrado sia un uomo che 200-250 giorni l'anno gira il mondo portando il suo messaggio, la sua fede religiosa, quello che è stato, la sua filosofia, bene, è venuto qui a passare tre ore e mezza con noi per raccontare la, diciamo così, la sua vicenda, ma anche per vivere di box. Qui, in questa trasmissione, oggi avremo dei grandissimi campioni di ieri e di oggi. Questo sport, tante volte chiacchierato, ma così vero, così importante, così naturale, con le sue contraddizioni, così profondamente umano. Bene, Muhammad Ali lo rappresenta come nessuno, probabilmente. E io non vorrei perdermi in parole. In questo programma ci saranno grandissimi ospiti dello spettacolo. A proposito, Adriano Celentano, quando ha sentito che c'era Muhammad Ali da noi, ha detto: io vengo. Non so se sta girando anche oggi il suo film, ma se mi sente e se fa in tempo, eccolo, Muhammad Ali è qui e Adriano. E Adriano, che dice sempre: io sono il più bravo, forse questa volta dovrà venire qui a dire no, che il più bravo è qui, seduto su questa sedia. Bene, dico anche agli appassionati di ciclismo che andremo in diretta sul Giro d'Italia intorno alle 3:30, ma credo che anche gli appassionati di ciclismo, di fronte alla storia di un campione così, se anche non siamo precisissimi sull'orario, non avranno da protestare. Bene, parole poche, immagini molte, come deve essere la televisione. Non ha ancora detto una parola il mio amico Ali. Vuoi dire qualcosa prima che incominciamo a vedere il programma che ti riguarda? First of all, there's nothing much. Innanzitutto devo dire che non c'è moltissimo da dire, perché devo dire che lei ha fatto tutto il lavoro. Devo dire che lei parlava molto velocemente e direi che era quasi impossibile per me intervenire. E ora lei mi chiede di dire qualcosa. Lei mi chiede di dire qualcosa, vero? Sì. Bene. Allora, dovrei dire che anche a nome mio e della mia signora, della mia sposa, siamo felicissimi di essere in questa bella città. Io veramente non c'ero mai stato prima, sono stato a Roma prima, ma non ho avuto molto tempo di vedere Roma e poi Milano, dove ero in verità stato una volta, bene come ora l'ho vista. E quindi ringrazio tutti i miei amici qui in Italia che veramente mi hanno sempre sostenuto negli anni. E veramente mi dispiace di non poter stringere la mano a ognuno di loro. L'altro giorno al convegno Sport fra natura e cultura sull'aggressività e la solidarietà nello sport, tu hai spiegato perché hai voluto essere assolutamente il primo nel tuo sport. Anzi, dovevi essere il primo. Non potevi permetterti di essere secondo. Perché? What we were talking about. Bene, quando parlavamo proprio di questo, many people. Si trattava proprio di sapere perché molte persone giungono al successo e in che modo. After getting successful, e poi, they seem to change, dopo aver raggiunto il successo, sembrano cambiare. And no longer associate with the same people. E sembra, insomma, che cambino anche frequentazioni. Main purpose. Ora, il mio scopo principale in being successful
nel raggiungere il successo era di fare tutto quello che potevo fare per far capire la mia verità e tutto quello che potevo fare per aiutare quelle persone che sono messe al tappeto dalla vita normalmente e che non riescono a diventare campioni come io potevo fare. Io volevo essere il campione, il primo al mondo e nello stesso tempo rappresentare la verità e battermi per i diritti e per la giustizia in modo che io potessi essere un esempio per quelli che vivono dopo, il campione dei dimenticati. Tu hai detto, bello questo, ma tu hai detto anche un ragazzo nero che vuole diventare qualcuno non si può permettere di essere secondo, o è il primo al mondo o non serve. Perché? Ebbene, lo dicevo, questo negli anni 60 in America, ebbene, in quegli anni un di colore nero doveva essere due volte migliore di un bianco per raggiungere la stessa posizione. Bene, signori, io non so, ho fatto questo mestiere per tanti anni, eppure sentire questo ragazzo, questo grande campione, che parla con questa calma, con questo volto diverso da quello che abbiamo visto prima, e dice queste cose, se vogliamo, così semplicemente ma anche profondamente, credo che sia un omaggio allo sport e a questo sport così chiacchierato come mai possa essere successo nella storia. Sono molto orgoglioso e noi di Bliss siamo molto orgogliosi di avere... Ma noi vogliamo incominciare a rendere alcuni omaggi a questo signore, a questo amico. Allora, dopo alcuni anni che mancava dall'Italia, abbiamo avuto la possibilità di avere ospite una grande cantante italiana che da anni si è stabilita negli Stati Uniti e che rientra e che subito vuole dedicare un omaggio, una canzone americana a Muhammad Ali. Sto parlando di Patti Pravo. Salute. Mohammed Ali. Prima di tutto l'omaggio e poi due chiacchiere. Ok. Ok, pronti per cantare. Dici di andare lì. Se vuoi andare lì. Dopo. Allora, i soliti problemi della musica rock. L'accordo è più lungo della canzone, solitamente. No, intonarsi è una cosa abbastanza essenziale. Allora, Patti Pravo, Nicoletta Strambelli, qualche cosa che fa parte del costume italiano, prima parlava degli anni 60, adesso da 4 anni negli Stati Uniti con un repertorio completamente cambiato, con delle scelte completamente cambiato, perché? Che vedremo dopo, adesso stiamo facendo... Questo l'omaggio a Ali, ma intanto parliamo, perché questa scelta di tagliare con l'Italia e andarsene? Perché ho bisogno. Per vivere? Certo. Bene. Oh, vai. Ha!
bravo. Vero grande feeling rhythm and blues. Comoda un attimo qui. Sì. Allora. Abbiamo fatto tutto l'ultimo momento. Improvvisazione. Ecco, mi si sente? Sì. Perché la scelta di questo pezzo? Oh, anni 60. Rhythm and blues. What's going on? James Brown, Otis Redding, Sam & Dave, Sam Cooke era un po' il padre di tutti questi. James Brown in America in quel tempo era un tale leader, un tale simbolo come Muhammad Ali, che quando ci fu l'assassinio di Martin Luther King, James Brown fu chiamato in televisione per parlare ai neri nei ghetti perché non succedesse qualcosa di grave. È abbastanza bello, ora si direbbe emblematico, o si parlava attraverso James Brown, o attraverso Muhammad Ali, o attraverso un altro campione che fra poco arriva qua e che è un'altra delle nostre grandi sorprese. Ed è questo che spiega come lo sport, lo spettacolo, tante volte entri nella vita di una nazione e aiuta molto più, tante volte, non me ne vogliono, dei politici o degli intellettuali a creare l'aggregazione, l'unità di una nazione. Patti, vuoi domandare tu qualcosa a Muhammad Ali? C'è qualcosa che in tutti questi anni avresti voluto chiedergli? Oh, perché ha perduto quel file che mi interessava tanto? Quale? A quello che ci ha tenuto svegli tutti quanti quella mattina. Ma quello ne parleremo fra poco, comunque lo anticipiamo. Dopo lo vedremo. Perché hai perso il primo fight con Frazier? Dice che lei questo l'ha addolorata moltissimo, è stata tutta la notte per vedere il fight. Well, I'm the best. Beh, io ho fatto il mio meglio. Ma non mi bastò. Dimmi qualcosa del tuo soggiorno americano. Mi trovo molto bene negli Stati, sto lavorando molto bene, sono felice di essere tornata. Anche perché smentisci tutte le voci che si sono dette di te in questi anni. Io non ho seguito chiaramente. Io sono della California. Assolutamente. Non arriva niente. Raggiù. Senti, del passato come lo ricordi? Prima lì lo ricordava in fondo con affetto. Ho avuto una splendida vita, ringrazio il cielo. Cosa puoi fare? Cercare di andare avanti una splendida vita. E nel futuro cosa ti auguri o cosa ti aspetti, cosa stai preparando? Io penso che di fuori classe come noi tutto sommato non abbiamo. Una certa proud a mantenere e una certa dignità nel mandare avanti le cose. E uno chiede delle ragioni per le quali chiaramente sono stato fuori dal tempo. Ma questo è bello. Ecco, qui c'è filosoficamente quello che hai scelto. Un'ultima cosa, stiamo scherzando. Denudati. No. Cos'è questa scelta di questo look, si direbbe, di questa. È così sportivo, perché mi sembrava sommato ogni tanto di dover apparire tipo donna, visto che sono sempre con pantaloni, maglioncini, eccetera. Bene, Patti. Grazie, grazie. Chiedo a Patti di andare a preparare l'altra grossa sorpresa. Ci vediamo più tardi, l'altra grande sorpresa, che è anche il nuovo disco. Sì, è vero, fa parte dell'album. La festa continua. Oh, grazie a Patti, si vede. Per non lasciare Muhammad Ali solo, come dicevo prima, a raccontare se stesso ma anche un mondo, ho chiamato un ragazzo che nel 1960 vinse le Olimpiadi con Muhammad Ali. Muhammad Ali nei medio massimi e questo ragazzo nei pesi welter. Poi come lui è diventato campione del mondo da professionista, è un nostro amico, ci ha aiutato tante volte, ma questa volta ritorna nella sua veste di campione. Nino, benvenuti. Ieri Nino benvenuti, a Nino benvenuti è stato riservato un omaggio. Nella sua città, in Piazza Unità, qualcuno ha pensato quello che altri non avevano mai pensato, di far vedere a tutti in piazza il suo campionato del mondo con Emil Griffith, quella sera del 1967 in cui l'Italia stette in piedi ascoltando Paolo Valenti
E poi qualche il giorno dopo vedemmo il match con la telecronaca di Paolo Rossi. Lino Benvenuti, campione del mondo di pesi medi, nella storia dello sport italiano non era mai avvenuto prima. Ieri eri commosso e tuo figlio anche. Naturalmente, e quello che mi ha fatto piacere, oltretutto, oltre all'omaggio del pubblico triestino, essere vicino a Muhammad Ali, che è inutile ripeterlo, il più grande di tutti, ed il piacere di sentir dire da lui che vivevo in una splendida, meravigliosa città, quella di Trieste. È vero? Lino, tu te lo ricordi, Muhammad Ali, nel 1960, al Villaggio Olimpico vi incontravate? Io lo vedevo al Villaggio Olimpico e mi impressionava il suo modo di fare vuoto, cioè i colpi a vuoto. Lo faceva con una tale velocità che non avevo mai visto fare da nessun altro. Però lo faceva anche in un modo diverso dal solito. Noi ci preoccupavamo, in questo tipo di allenamento, anche di coprirci dall'eventualità della reazione dell'avversario. Lui invece lo faceva con le mani basse. A viso aperto. Quello mi impressionò moltissimo. E questo lo dimostrò poi, nel corso della carriera pugilistica, che il modo per difendersi non è quello di tenere le mani davanti al viso, ma di spostare da una parte e dall'altra il corpo e non lasciare mai un bersaglio fisso all'avversario. Ali, non hai nessun segno in faccia dopo 25 anni di pugilato. È un record, è assoluto. Non ti piacevano i colpi? Non ti piaceva mai prendere? Beh, sono stato fortunato. Ero veloce. E soprattutto con una guardia. E Dio mi ha sempre protetto anche. Se tu rinascessi con le esperienze che hai avuto nella vita, vorresti guadagnarti il tuo posto nella società ancora con la box o cercheresti un altro modo? Beh, da quello che adesso so, avrei fatto esattamente lo stesso. Beh, era chiaro, ma bisognava sentirglielo dire. One more thing I must say. È una cosa che voglio dire. You're the only boxer. Tu sei il solo pugile. As pretty as I am. Bello come me. Bene, credo che lo vedo commosso in un attimo. Veramente, è piacevole, molto. Credo di aver, che ieri qualcuno ha detto, beh, forse anche se la tua città ti ha molto amato, non ha sempre capito, forse nemmanco noi, lo sport di questo paese, che cosa hai rappresentato nella nostra società come campione sportivo. Bene, un campione, il più grande, che arriva dagli Stati Uniti, ti rendo omaggio adesso di fronte a tutti, indipendentemente da qualunque preconcetto. Thank you very much. E comunque rendiamo omaggio anche a tutti gli altri che sono diventati campioni del mondo in Italia, i vari Arcari, Mazzinghi, Duilio Loi, Carnera, Duilio Loi, Bossi, Lo Popolo, Burruni, Udella, va, un applauso. E mi scusino quelli che ho dimenticato. Non è ne facile. Abbiamo ormai tanti. Di ormai ne abbiamo mondo, tanti. Anche in Italia. I forgot one thing. È una cosa, devo anche dire. Yeah. You told me if I come. Tu mi hai detto che se fossi venuto tu mi avresti dato $100,000. L'amicizia vale più dei 100,000 dei quali tu fortunatamente non ne hai bisogno. Dunque, stavo scherzando. Però li va a cercare. Dunque, è un momento, un po' di gioco, ma ritorniamo subito anche in un po' di storia. 1967, ho detto. Per Benvenuti era un grande momento. Per Ali incominciavano i momenti difficili. Non era il solo allora, non era il solo allora a combattere questa battaglia. Ed è bello ricordarlo anche oggi, proprio perché è una trasmissione sullo sport, sul pugilato, non sempre la gente ha voluto accettare, certa gente, che lo sport è una cultura e che i suoi simboli non sono solamente qualche cosa da applaudire o su cui accanirsi al bar così tanto
per giocare o per sostenere quasi un'ideologia che non esiste. Lo sport è qualcosa di più profondo e in quegli anni un altro grande atleta nero americano esprimeva attraverso le sue azioni la sua voglia di essere o, come ha detto tante volte, di esistere. Ed eccolo Tommy Smith nel nostro studio. 14 anni dopo. Lino, siediti qua. È un pezzo di storia americana, credo questo. È un pezzo di storia americana, credo che in uno studio televisivo 14 anni fa mettere vicini Muhammad Ali e Tommy Smith sarebbe stata un'impresa clamorosa. Credo che mancava solamente Angela Davis e c'erano tutti. Allora, quelli che erano i ribelli della società americana, dei neri americani. È passato molto tempo, Tommy Smith ora insegna in un liceo americano, è un professore, ho detto, molto amato dai suoi allievi, anche se molti di loro non sanno chi è stato Tommy Smith e cosa ha fatto nella sua carriera. Siamo andati a trovarli e molti mi chiedevano perché sta filmando il nostro professore e non sapevano perché. Il mondo brucia velocemente tutto. Tommy, è possibile, è sorprendente o è normale che alcuni tuoi atleti non sapevano chi eri? Innanzitutto, vorrei dire che è un vero onore per essere seduto qui accanto a grandi uomini, Muhammad Ali e Nino Benvenuti. E questo veramente mi sorprende, che molti americani non sanno chi sia Tommy Smith. Però la cosa non mi fa affatto impressione, perché io mi sono fatto con la mia volontà e sono pienamente padrone di me stesso. E questo è il grande sforzo che ci è voluto, il grande sforzo di Muhammad Ali, essere qualcuno, essere un uomo costruito da se stesso e non semplicemente un burattino da essere utilizzato. Perciò è un onore per me essere qui e vi ringrazio per avermi invitato qui a Milano. C'è una domanda che un uomo così orgoglioso, così cosciente di se stesso va fatta. Perché hai voluto essere quello che sei stato? Perché hai fatto quella scelta? L'hai detto in tanti seminari, l'hai detto a tanti giornalisti, adesso stai parlando a milioni di telespettatori. Forse è giusto che molti capiscano perché un certo giorno un grande atleta, un ragazzo nero americano che aveva studiato, aveva diciamo così razionalizzato la sua condizione, ha deciso quell'atto. Perché? Gianni, io ti devo correggere un po'. Io ti amo perché secondo me è Howard Cosell dell'Italia. Bene, io sto qui e seguo come uomo, da uomo. E ho sempre la sensazione di essere qualcuno. In Mexico City c'era un cambiamento sistematico d'epoca. Muhammad Ali non obbediva al sistema e quindi non andava a fare il soldato perché non ci credeva. E io personalmente non credevo e ancora non credo nel razzismo. E quindi io lotterò fino alla morte contro il razzismo. A Mexico City mi era stato detto di non far uso di nessun potere politico che mi era dato, cioè di non usare i giochi come piattaforma per gesti politici. Ma deve essere ben chiaro, e Benvenuti tu lo sai bene, che tutti i giochi sono fatti in uniforme, si suonano i vari inni, quindi non potete venirmi a dire che i giochi olimpici o qualsiasi sport non abbia risvolti politici, non sia politico. Ora, quando un atleta nero si batte per i diritti, e ora stiamo parlando del 68 precisamente, si batte per i diritti, devo dire che noi eravamo molto presi dalla nostra lotta.
E direi che eravamo messi in ridicolo. La ragione per cui sono io non è tanto quello che sono o sono stato, ma quella controversia. E quindi io sono benissimo, sono, scusate, orgogliosissimo dell'uomo accanto al quale io sto sedendo. E se necessario sarei morto per questa causa. Perciò qui io seggo, in una grande città, Milano, Italia. Grazie. Stiamo parlando di Muhammad Ali, della storia del pugilato, dell'America, dell'America degli anni 60, di grandi campioni come Ali e Tommy Smith, che sono qui in studio insieme a Nino Benvenuti. Un collega, Giuliano Orlando, ha scritto una storia del pugilato e ce l'ha mandata. È una storia a cui abbiamo collaborato molti di noi colleghi. Non so se la telecamera la puoi inquadrare, eccola qua. C'è una presentazione di Gianni Brera e questo libro mi è stato consegnato per donarlo ad Ali, il più grande. Stiamo parlando di un certo modo di vivere lo sport, un certo modo di vivere lo sport anche dei grandi campioni neri americani. Bene, noi abbiamo cercato anche attraverso la poesia di capire questo mondo. È venuta a trovarci una attrice molto brava che ha cercato alcuni versi dall'antologia di Spoon River e adesso anche questi sono dedicati a Muhammad Ali e Tommy Smith. Carmen Scarpitta. Spezzai l'ala all'uccello, benché volasse verso il sole morente. Ma appena le ali si innalzavano attraverso sprazzi di luci dorate, finché rovesciò il volo, arruffando le penne, e qualche piuma gli volava intorno quando piombò come un sasso nell'erba. Allora presi a calpestarla, scostando i cespugli, finché vidi uno spruzzo di sangue su un tronco e la quaglia giacente fra le radici fragice. Allungavo la mano e non vidi dei rovi, ma qualcosa la punse e trafisse e gelò. Poi per un attimo vidi il serpente a sonagli, le grandi palpebre sugli occhi gialli, la testa arcuata che spariva nelle spine, un groviglio di schifo, un colore di cenere o di foglie di quercia, sbiancate sotto strati di foglie. Rimasi impietrita mentre lui se ne andava e svolgeva e prendeva a strisciare sotto il tronco. Caddi inerte sull'erba. Troppe emozioni. Carmen, perché questo pezzo? Come l'hai scelto questo pezzo da Spoon River? Ma ho scelto un po' per un fatto mio personale, perché purtroppo nella vita, anche facendo delle cose che sembrano da gioco e da divertimento, però questo divertimento incosciente, che vuol dire sempre ammazzare qualcuno, anche se è un uccello, poi può capovolgersi su noi stessi. Ciò bisognerebbe forse riflettere un tantino prima di fare queste cose. Ecco perché. Tommy, Spoon River è la cultura prima di voi nei neri americani. Il cambio della vostra generazione, cos'è cambiato nell'atteggiamento di voi neri americani della vostra generazione rispetto alla generazione che ha poi prodotto, cioè rappresentata ad esempio dall'antologia di Spoon River? C'è qualcosa di diverso nelle parole, negli anni, il passato, il presente. Noi ci sentiamo congiunti con coloro che sono passati prima di noi. Noi certo onoriamo coloro che sono esistiti prima di noi. Quindi io non posso sedere e starmene tranquillo a obbedire alle regole di una Costituzione che non viene applicata a tutti. Io
riverisco coloro che sono andati, sono trapassati prima di me, e quindi io sono qui seduto per far conoscere i problemi sempre esistiti e i problemi che tuttora esistono. Mohamed, il tuo amico Harry Ken Carter, per la giustizia è colpevole, per te è ancora innocente? Well, I never can really tell. In realtà io non è che io possa dire se lui è innocente o colpevole. Dicono che ci sono dei segni, degli indizi di colpevolezza, ma io so per certo che lui non era lì. Quindi non è che io possa affermare al 100% se lui sia colpevole o no, ma noi e molti di noi stanno protestando per il modo in cui il suo nome è stato messo in piazza. E allora a questo punto la questione principale non è se o meno sia colpevole, ma come lui è stato trattato. Secondo te perché è un pugile o perché è un nero? Well, I wouldn't say it's because it's black. Non direi che è perché è un negro. There are many white people. Anche se Spanish people. Molti people of all kinds. Bianchi. That are in jail. Molte persone. Probably for unjust reasons. Per esempio bianchi e quindi degli spagnoli eccetera sono in prigione per motivi ingiusti a volte, quindi non è tanto una questione di colore, però devo dire che si trovava appunto nel luogo dove avvenne il delitto e ai poliziotti sembrava colpevole. Io ora non posso affermare che lo sia o meno, ma in un altro modo andava trattato. E vado a trovare l'organizzatore Sabatini e un grande amico di Mohamed Ali, che sta da quella parte, che lo accompagna da sempre. Ecco, con passo studiato da televisione. Questo signore si chiama Howard Bingham, non so se possono... Si chiama Howard Bingham, mi ha chiesto, non mi fare domande, da 20 anni segue Ali, è il suo più grande amico, è il suo fotografo personale e lui credo abbia un archivio che farebbe gola a chiunque. Ha Mohamed Ali fotografato con tutti i potenti della terra, da Brezhnev a Mao a Deng Xiaoping a Giscard d'Estaing, 4 presidenti degli Stati Uniti e insomma tutto quello che Ali ha incontrato nella sua lunga corsa. Qualcuno ha detto prima, Ali ha vissuto talmente di corsa che ha 40 anni, ma potrebbe già averne 80 o 100. Ali, che pensi del tuo amico Bingham che non vuole parlare, non vuole dire niente? Perché non vuole parlare? Perché sa che se dice la cosa sbagliata gli allungo un diretto. E questo signore invece con l'aria sparuta un po' pallida e la voce italiana, sono 10 anni che noi alla televisione usiamo la sua voce per doppiare Mohamed Ali. Si chiama Diego Reggente, è un bravissimo attore. The Italian Voice of Mohamed Ali. Che tu hai dato ad Ali sempre un'interpretazione un pochino orgogliosa, quasi arrogante. Era forse per quello che lui rappresentava. Lui ci ha detto, io sono dolcissimo, usavo solo questo modo per affermarmi. Io l'ho visto con te a New Orleans e ho potuto vedere che quello che tu mi avevi detto, che tu mi dicevi di farlo in un certo modo, era vero, perché in realtà è un uomo dolcissimo e io ogni volta che dovevo fare qualche cosa con te e dire delle cose, praticamente andavo a scuola, perché ho da imparare anch'io come tutti gli altri. Comunque credo che per quello che lui rappresentava la voce, l'interpretazione era giusta, dovevi fare un uomo orgoglioso e con uno... Sì, mi dispiace di farlo sempre meno spesso, ma comunque spero che abbia altre cose da dire. E ho fatto anche Tommy Smith comunque. Sì, è vero, evidentemente sei specializzato in grandi atleti neri americani. Bene, passo a altri ospiti che trovo qui dietro. Vedo Rodolfo Sabatini. Rodolfo Sabatini, credo che Bum Bum Mancini farà un campionato del mondo dei pesi leggeri in Italia, è vero? Beh, meno altro.
No, ce lo devi dire. Ma stiamo lavorando per cercare di portarlo in Italia alla metà di settembre. Dove? Speriamo che sia Verona la città. L'Arena di Verona, sì. L'opera lirica e il pugilato. Sì, benissimo. Senti, tu hai lavorato anche con Muhammad Ali, sei uno di quelli che lo conosce meglio. Adesso anche se lui è lì e ti potrebbe allungare un cazzotto come a Bingham, dimmelo umanamente, da vecchio giornalista che sei, quale sei stato prima di essere un organizzatore. Io c'ho un ricordo che risale all'anno 1960, quando il giornale mi mandò a intervistare uno dei pugili americani, uno dei pugili, perché nel 1960, nel mese di luglio, Muhammad Ali era praticamente uno sconosciuto, era uno dei 10 pugili americani scelti. Ho avuto la fortuna che di 10 ho scelto proprio lui. Adesso non so se era un talent scout la mia proprio, diciamo, con... ho la fortuna. Cioè, fra 10 pugili che vidi, gli occhi da lì mi colpirono. Qua c'è un altro reparto da cui torno dopo a parlare. Concludo questo primo round qui sulle scale del pubblico con Nino La Rocca. C'è un segnuccio sul naso. Nino, Rodolfo sta tentando di portarti, tu dici che arriverai là dove è arrivato Muhammad Ali, perché c'è anche in te questa voglia, come ha detto lui, di arrivare primo per liberarti di tante cose che non hai avuto prima, vuoi un riscatto, una riscossa, qualcosa che hai cercato. Ma io grazie tanto al signor Sabatini che mi ha portato in Italia, io un giovane voglio sempre arrivare a un titolo mondiale. Come io voglio sempre diventare campione del mondo e voglio apportare questo titolo perché mia madre è siciliana e voglio fare tutto perché divento campione del mondo per l'Italia. Bene, chissà che non ci riesci, vedi che Mancini, origine siciliana, ci è già riuscito. Ringrazio Nino che è venuto qui con un'aria un po' malinconica, Nino vorrebbe arrivare in alto subito. E lui voleva essere lì vicino ad Ali, ma c'è uno scalino per volta nella vita, l'importante è esserci. Ci vuole andare piano piano, chi va piano va lontano, chi va forte va alla morte. Bene. Adesso passiamo nuovamente a Muhammad Ali. C'è una persona che gli è cara e che ieri ha detto a Trieste è l'unica che mi ha messo sempre KO. Veronica Ali. Veronica, no, Veronica vicino al marito, se no sono guai, Tommy si mette al posto di Mancini, Mancini qua. Prego Veronica. No, dice di no, allora lì, Veronica qua. Via. No, vicino al suo compagno, Un po' di convenevoli, fanno parte dello spettacolo anche questi. Tommy, Veronica lì. Ali quando... Sei geloso Ali? Sometimes. Qualche volta. Ma tu intendi, capisci la gelosia, è un sentimento giusto la gelosia? I heard something once. Beh, ho conosciuto qualcosa di peggio. Wherever there's human love, there's jealousy. C'è qualcosa di peggio. È l'odio oltre alla gelosia. I know him. Ma dove c'è amore, cessa la gelosia. E Tommy è uno pericoloso. He's not dangerous because he's a track star. Lui è pericoloso perché è uno stilista. If he makes me angry, he can always outrun me. E riesce, è così veloce come atleta che mi gira sempre attorno e questo mi dà un po' fastidio. Veronica. Ho detto prima che Ali è un uomo che ha vissuto così di corsa la sua vita, che ha 40 anni ma è come se ne avesse 100. È difficile stare al fianco di un uomo così, che uomo è? All I can say is that it never gets boring. No, non devo dire che è difficile, anzi non ci si annoia mai. And also I'm grateful. E sono anche io riconoscente per l'occasione
di così giovane aver potuto essere accanto a un uomo così famoso e incontrare tanta gente celebre. Provi mai imbarazzo per un uomo che non è mai completamente tuo? No, perché questo piace a lui. E io credo una delle cose che più lui ama è la gente. E allora finché lui è felice e può mostrare il suo amore per la gente, sono felice anch'io. Lei ha fatto un errore, dice che uno dei miei primi amori è la gente. No, è lei il mio primo amore. Che professione faceva Veronica prima di incontrare Mohammed Ali? Prima di incontrarlo, io ero ancora una studentessa e studiavo per diventare dottoressa in medicina. E poi? Poi l'ho incontrato e ho smesso di andare a scuola e sono diventata una donna di casa. Quanti figli avete? Due. Ali ha altri figli da precedenti matrimoni. Com'è come patriarca, come grande padre di tutti questi figli? Beh, ama moltissimo i ragazzi. E coglie ogni occasione che gli è data per poterli portare in giro a divertirsi, per poterli far divertire. È veramente molto comprensivo con i giovani. Ali, il primo tuo figlio quanti anni ha? My first child is 24 years old. Davvero? No. Il mio primo ragazzo ha 24 anni. No, my first child. No. My first child. No, il mio primo 13 years old. Figlio ha 13 anni, via. That's a girl. E non è un ragazzo, è una ragazza. Ho capito. Ti è scappato l'auricolare. Un'ultima domanda ancora a Veronica. Ha voglia di lavorare adesso che Ali non è più sul ring e quindi magari la vostra vita è più calma e più tranquilla, vorrebbe lavorare o ancora preferisce stare al seguito di questo fenomeno? Well, I think I can do both. Ma penso potrò fare tutte e due le cose. Mi piacerebbe per esempio fare la modella o qualcosa di questo genere, ma mi piace anche molto stare a casa più che io possa. Vabbè, questa è la patria della gran moda, l'Italia. Chissà che domani tutto questo non si possa avverare. I would love to. Piacerebbe anche a me, certo. Va bene, non ho detto niente. È meglio che dedichiamo una canzone a Veronica Ali. No, non ho fatto niente. Credo che sia già pronta Patti Pravo. Si possono girare le telecamere dalla sua parte. Credo che sia l'ultimo... una canzone dall'ultimo long playing di Patti che esce in questi giorni. Stop!
Al mio amico Ali, torno, qui ormai è pieno di autografi, tutti sono fatti attorno a Ali, è normale, succede sempre così con lui. Ali, siamo alla conclusione della puntata, volevo chiederti che cosa è stato per te questo soggiorno italiano. Noi abbiamo tentato di raccontare la tua storia, abbiamo volutamente saltato il finale, cioè quando sei diventato veramente il fenomeno che metteva in piedi i più grandi castelli economici del mondo, New Orleans, Las Vegas, 80, 100 miliardi, 900 inviati, 80 televisioni, conferenze stampa con 500 fotografi. Tutto questo è nato con te e ora continua. Abbiamo voluto ignorare questo perché era più bella la tua storia prima, la tua storia di quando hai cominciato, di quando sei diventato campione del mondo, di quando ti hanno levato quello che era tuo e di quando te lo hanno ridato. Almeno la possibilità, e poi tu te lo sei conquistato contro Foreman. Poi è stato tutto qualcosa di più. Noi speriamo che tu sia rimasto contento. Thank you. Sì, certo. Il mio soggiorno in Italia è stato incredibilmente bello. Mia moglie ed io, veramente ogni minuto ce lo siamo goduto appieno e ci dispiace soltanto di dover lasciare l'Italia, dover lasciare questo luogo così bello, così pieno di ricordi storici, che certo non si riesce a vedere in pochi giorni. Però abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere nel breve tempo che abbiamo trascorso tra di voi. E purtroppo io ho molto da fare, eccetera. Mia moglie ed io però vogliamo tornare qui e stare almeno due o tre settimane, quando potremo essere liberi di andare per le strade, di incontrare la gente. E non soltanto, naturalmente, impegni ufficiali. Grazie. Domani Ali sarà a Torino. Ieri è stato ricevuto dal presidente Pertini, so che gli ha regalato il libro della sua vita con questa dedica. Servire la gente è il prezzo che si paga per giustificare la propria esistenza. E credo che sia una frase bellissima e credo che Pertini l'abbia gradita molto, il nostro presidente. Devo dire che il vostro presidente è un grand'uomo, è un uomo umile. E io sono stato veramente sorpreso che lui mi conoscesse così bene come mi conosceva in effetti
e che mi abbia seguito lungo tutta la mia carriera. E devo dire che vi siete scelti un grande leader e che lui è l'uomo che perfettamente rappresenta questo paese. Bene. Il tempo è trascorso. Ringraziamo anche Tommy con Ali e con gli altri amici. Tommy e Ali ci hanno ricordato una pagina che ormai è storia e gli altri amici ci hanno parlato di questo grande sport che produce sempre, come ha detto Branchini, personaggi che sono alla fine, anche se all'inizio possono sembrare contraddittori, un esempio. Non c'è rimasto tempo per altro, concludiamo con un ultimo omaggio ad Ali, alla signora e a tutti i nostri amici. Il gruppo Rosa del Tirreno, un gospel scritto in Italia, sembrerà strano, ma forse c'è dentro il feeling giusto. Grazie a tutti e arrivederci. L'uomo con i suoi molteplici amori, in pregata, fu così che Dio si manifestò.